Gli anni 90 per me sono stati gli anni più importanti della mia carriera perché proprio a metà degli anni 90 ho conosciuto le figure più eccezionali della mia inizio di carriera. Uno è il grande Benny Golson, che ho conosciuto a Genova nel 1996, che è stato non soltanto un mio mentore dal punto di vista musicale, ma soprattutto dal punto di vista umano. Mi ha aiutato tantissimo quando mi sono trasferito negli Stati Uniti ed è stato sempre di grande appoggio nei momenti più cruciali della mia vita. L'altra grande figura che è stata fondamentale nella mia carriera è il grandissimo Steve Lacy, che ho conosciuto invece a Siena, sempre a metà degli anni 90, e con il quale ho avuto un rapporto fantastico, sia professionale che umano, e il quale ha avuto una profondissima influenza su di me come compositore e come improvvisatore. Per anni abbiamo girato in lungo e largo il mondo, dalla California fino al Giappone e l'Europa. Siamo stati fino ai confini con la Scozia, Svezia, ma soprattutto abbiamo girato tantissimo l'Italia. È lì che sono rimasto folgorato dalla bellezza del nostro paese, da castelli medievali fino a spiagge della Sardegna incontaminate, a paesi del grecanico salentino, fino alla Valle dei Templi della Sicilia, fino ai castelli bellissimi del Monferrato e le grandi città d'arte come Firenze, come Mantova. Mentre noi eravamo in tour per fare musica e quindi facevamo esperienza con i grandi maestri tipo Lee Konitz, tipo James Moody, tipo Art Farmer, allo stesso momento scoprivamo i tesori della nostra grande nazione. A volte gli stessi grandi musicisti americani, tipo per esempio il grande Dennis Irwin nel 2004, mi invitò ad andare a visitare la Cappella degli Scrovegni a Padova, che io non avevo mai visto. Quindi sono stati anni fantastici fino a metà degli anni 2000, dove abbiamo girato veramente tantissimo. Nel 2007 mi sono trasferito a New York City con la mia famiglia, dopo aver vinto la selezione per la carica di direttore della programmazione al Jazz at Lincoln Center. Io ho scoperto la passione del jazz grazie a Marsalis, 20 anni fa. Io ero uno studente di ingegneria all'Università di Bologna e un mio carissimo amico, il grande chitarrista Lucio Ferrara, mi invitò a questo concerto al Palasport, e dove c'era il settetto di Anton Marsalis. E io avevo fatto 3 anni di lezioni no normali, quelli che fanno tutti i bimbi, però quel modo di intendere la musica, quel modo di intendere il rapporto tra musicisti, ecco, quella cultura profondamente spirituale, profondamente collettiva, orale, mi ha fulminato. Got now a musical focus for you, our musical focus turning to jazz, in fact. Our next guest recently performed downtown at the Village Vanguard. This is the Antonio Checa Trio. Adesso invece sono completamente nel suono della Big Band, a forza di ascoltare il Jazz Lincoln Center Orchestra. Infatti ho appena finito un disco con la Jazz Heritage Orchestra, dove io ho fatto gli arrangiamenti. Il progetto nasce semplicemente dal mio produttore discografico per la Motema Records, Jenna Erson, che mi ha ascoltato dal vivo
e ha detto mi piace la tua musica e voglio registrarla. Per cui mi ha dato carta bianca, io ho chiamato i musicisti che meglio interpretano la mia musica, ho chiamato il grande Todd Barken a produrre il disco ed è la scrittura che un anno fa, che mi sembra 3.000 anni fa, mi interessava di più, la scrittura per quintetto, alla quale sono più affezionato per via della militanza nel gruppo di Benny Golson. So this is a very rare occasion to hear me performing in Germany. I'm here with my quartet. We want to hear the pulse of people, see what the people feel about this music. I'm writing music and I'm playing my music. I want an honest opinion of what people think about it. I don't want it to be mediated through video clips and Facebook and iTunes and all that stuff. So, you know, you go in a town that you never been before, you play for people that you don't share language in common. We're gonna swing and see what's happening. I'm always amazed by the fact that people from all over the world like this music. And you know, I'm curious to hear their feedback. And I saw a couple of people coming back from two consecutive nights. And it was very interesting. One lady told me that she was very moved by the structure that we used in our music, but how we actually forget about the structure and express ourselves. Il lavoro a Jazz Lincoln Center ovviamente non mi consentiva di fare tournée internazionali, tantomeno di studiare e scrivere quanto io avrei voluto. Per cui nel 2011 ho deciso di terminare il mio rapporto come Arts Administrator, come manager, e di ricominciare come Performing Artist. Infatti dal 2011 in poi ho cominciato a lavorare al Jazz Lincoln Center, ma come artista, come compositore e pianista. E così ho avuto l'occasione di suonare in altri club della città, tipo Minton's, tipo Smoke, tipo Blue Note, tipo Birdland, e ricominciare la mia attività di tour internazionali. E infatti siamo stati in Israele, siamo stati in Qatar per Jazz Lincoln Center con il quintetto di Andy Farber. L'altro aspetto invece che ho curato tantissimo dalla fine degli anni 2000 è l'aspetto del producer e delle direzioni artistiche. Dopo i 4 anni al Jazz Lincoln Center come direttore della programmazione, ho maturato una mia idea strutturale di che cosa sia una direzione artistica, e nel 2018 su invito dell'assessore alla cultura e al turismo di La Spezia, Paolo Asti, ho assunto la direzione artistica del Festival Internazionale del Jazz di La Spezia, e lì abbiamo messo
in atto tutte le nostre teorie sulla direzione artistica, sulla didattica e sulla performance della grande musica afroamericana. Grazie alla mia amicizia con il grande Barry Harris, che è stato il mio maestro, ho sviluppato e approfondito la didattica tipica proprio del jazz, della musica afroamericana. Questa esperienza sicuramente rappresenta, a nostro parere, una delle poche possibilità in Italia per suonare jazz orchestrale, quello vero, il jazz puro, big band, repertorio di Count Basie, Duke Ellington, diciamo la tradizione della song americana. Fantastica, è a dir poco fantastica, perché parlando del workshop direi che io sono un trombettista, noi siamo ad esempio baresi. E diciamo avere il piacere di avere Antonio Ciacca qui in Italia è sublime, una cosa sublime. Lui è fantastico perché è un genio, è un sacco di notizie, un sacco di curiosità dal punto di vista musicale e non. E niente, fantastico. Negli anni ho scritto dei testi didattici e ho sviluppato un mio piano didattico personale. Anche frutto dell'esperienza di tantissimi anni in giro per il mondo a insegnare questo idioma. Ecco, qui è dove tutto è cominciato. Questa è la mia casa, è la casa dei miei nonni materni. I miei nonni abitavano qua e noi da bambini, quando avevamo 5-6 anni, giocavamo qua. Questo era il campo da calcio, quella era la porta del campo da calcio e noi giocavamo qua. Allora io vado a raccogliere la palla e la palla si ferma in questo punto qua. Questa è la casa di Don Leonardo Savino e questa finestra era aperta e dentro c'era Don Leonardo che suonava il pianoforte. Poi dopo ho fatto una pausa di 40 anni e adesso ho ricominciato a suonare in chiesa a Unione, però il repertorio è un po' diverso. Come on, come on.